Buongiorno amici e bentornati sul canale. Oggi parleremo di come poter improvvisare su un accordo sospeso. Partiamo subito. Prima di partire direi che è il caso di rinfrescarci un po' la memoria. Come è costruito un accordo sospeso? Pensiamo a una nota di base Re tenuta al pianoforte con la mano sinistra. Per costruire il nostro accordo sospeso dobbiamo suonare con la mano destra pensando un tono sotto la nota fondamentale che stiamo suonando con la mano sinistra. Quindi suonando un Re con la mano sinistra suoneremo una triade di Do maggiore con la mano destra. Ed ecco qui che abbiamo il nostro accordo sus o accordo sospeso. Chiaramente col pianoforte o con la chitarra suona molto meglio. Sul violoncello direi che è molto difficile provare un accordo sospeso, però ci possiamo provare. Pensiamo a una nota fondamentale, il Do a vuoto sulla quarta corda, e costruiremo quindi un tono sotto, una triade superiore di Si bemolle, in posizione, diciamo, fondamentale, in prima posizione. Eccolo qua. Facendolo un pochettino più acuto, suona abbastanza bene, capite che è molto confuso, però comunque oggi noi parleremo non di come suonare gli accordi sus sul violoncello, ma di come poter improvvisare su un accordo sus. Per questa lezione parleremo solamente di un accordo statico, non parleremo di una struttura di un brano con più accordi, perché quella è una cosa che affronteremo durante i mesi prossimi, è una cosa ancora un pochettino complicata, ma vedrete che ci sarà molto da lavorare e ci sarà anche da divertirsi, perché le possibilità che questo accordo offre sono veramente molto interessanti. Il primo modo per improvvisare su questo accordo, e forse anche il più semplice e ovvio, è quello di alternare le due triadi, quella di Do maggiore e quella di Re maggiore, perché abbiamo detto che l'accordo è formato da un Re al basso e una triade sopra di Do maggiore. Quindi, alternando la triade di Do e quella di Re, su tutta la tastiera troverete nel PDF come poter sviluppare questo studio. Comunque, vi faccio sentire in questo esempio come si può fare. In questo caso, nel primo esempio, abbiamo due triadi maggiori. Io come riesco a organizzare il materiale? Penso alla prima triade partendo dalla nota fondamentale e di conseguenza avrò la terza, la quinta e di nuovo la nota fondamentale. Vi faccio sentire. Prendiamo il Do. Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do, Sol, Do, Mi e proseguendo andando avanti. Faccio la stessa cosa con la triade di Re. Nessuno mi vieta di giocare alternando queste triadi sul fatto di non suonarle per forza tutte ascendenti o tutte discendenti. Il secondo modo è quello di alternare una triade maggiore e una triade minore. Allora, noi abbiamo detto che siamo su un accordo di Re. Abbiamo usato per adesso la triade del primo grado e la triade del settimo grado. Ora ci spostiamo sul quarto grado, che partendo da Re è Sol, e del quinto grado. Quindi avremo una triade maggiore di Sol e una triade minore di La minore. Anche in questo caso ci possiamo divertire ad alternare le due triadi suonando sul drone.
il terzo metodo partiremo dal quinto grado di Re, quindi La, e avremo una triade minore. E useremo anche il sesto grado, che sarà ancora una triade minore, ma di Si. Quarto e ultimo modo è quella di alternare la triade costruita sul primo grado della scala e il secondo. Primo grado è Re, e sarà una triade maggiore. Il secondo grado sarà una triade minore, quella di Mi. Ecco qui l'esempio. Abbiamo visto quattro modi per suonare su questo accordo, alternando le triadi. Il primo modo è quello di alternare due triadi maggiori, Do e Re. Il secondo modo è quello di alternare una triade maggiore e una triade minore, Sol e La minore. Il terzo modo è quello di alternare due triadi minori, La minore e Si minore, e l'ultimo modo è quello di alternare una triade maggiore e una triade minore, Re e Mi minore. C'è un'infinità di possibilità per studiare queste triadi, perché si può suonare tutto in quartine, per esempio il primo esempio Do e Re. Suonare un arpeggio ascendente e quello consecutivo discendente. Oppure divertirsi facendo dei gruppi irregolari, tipo da 5. Alla fine, quando sarete abbastanza a vostro agio con tutti i quattro tipi di triadi, potrete anche alternarle insieme, anche suonando liberi. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di allenarvi a pensare sempre in tutte le tonalità, come ho detto anche nel video precedente. Per esempio, abbiamo imparato a costruire l'accordo sospeso in Re. Pensiamo a provare un accordo sospeso in La. Come funzionerà? Ho un accordo sospeso in Fa e uno molto più complicato, un accordo sospeso in Sol bemolle. Se noi riusciamo a immaginare un metodo per costruire gli accordi, sarà velocissimo il riconoscimento dell'accordo e di conseguenza anche del materiale che possiamo usare per improvvisarci sopra. Quindi vi auguro un buon lavoro, vi ricordo di iscrivervi al canale, il canale è appena partito, quindi ogni giorno è una soddisfazione vedere nuovi iscritti. Scrivetemi nei commenti se avete qualche curiosità, qualcosa da approfondire, perché veramente ci tengo che diventi un luogo dove si può discutere insieme di cose che magari storicamente per i nostri strumenti sono sempre lasciate un po' da parte. Buona giornata e a presto!